Il weekend, la separazione tra Arianna Meloni, sorella della Premier, con il marito Francesco Lollobrigida, ministro della sovranità alimentare. Che tipo di conseguenze politiche può avere questa notizia, che a tutta prima sembrerebbe una notizia di puro gossip e invece ragionevolmente non lo è? Moltissimo, buongiorno a tutti, intanto moltissime conseguenze naturalmente dal punto di vista, diciamo, degli affetti personali, non ci bisogna neppure dire quanto possa essere traumatica questa scelta. Dal punto di vista politico sarà anche interessante capire come verrà redistribuito eventualmente qualche spicchio del potere veroniano, perché in questa fase naturalmente ci sarà un maggiore accentramento probabilmente di alcune competenze, di alcuni processi di guida e di direzione del partito, e bisognerà capire se un ministro molto importante come Francesco Lollobrigida, che guida la delegazione dei ministri di Fratelli d'Italia, avrà ancora un ruolo centrale oppure no. Bisognerà capire se il suo ruolo era legato ad essere cognato, ad essere un bravo politico, e di conseguenza ci bisognerà anche capire quale potrà essere il modo in cui si riorganizzerà il partito. Ecco, direttore, perché quello che ha colpito è stata la reazione affidata ai social network del ministro Lollobrigida, che ci ha subito tenuto a chiarire che non ci sono problemi politici tra lui e le due sorelle. Excusatio non petita? Accusatio manifesta, quindi significa che evidentemente Lollobrigida sa per primo che c'è chi può pensare che all'interno del suo partito, Lollobrigida può pensare che all'interno del suo partito ci sia qualcuno, evidentemente, che forse in malafede pensa che quel tipo di ruolo primario fosse stato legato anche alla familiarità che aveva e che ha il ministro con la sorella della Premier e con la stessa Premier. Quel che però, diciamo, sarà interessante capire al di là della vicenda in sé, se in questa nuova fase del governo Meloni ci sarà un tentativo oppure no di allargare un po' la classe dirigente. Un tentativo è stato fatto, secondo me, attraverso la nomina del nuovo capo della ragioneria dello Stato, che è Daria Carrotta, che ha preso il posto di Mazzotta, autore, diciamo, di molti disastri involontari, anche sul super bonus, e quel profilo è interessante perché viene dall'esterno del circoletto magico del meronismo. Sarà questa una strada che verrà seguita anche in altre partite? Diciamo che è una fase di nomine, di scelte importanti, e Meloni dovrà capire se nelle piccoli grandi nomi che dovranno essere fatti nei prossimi mesi, nelle scelte che dovrà fare questo governo, ci darà spazio per qualcuno che venga da un percorso diverso rispetto alla vicinanza a quelle occhio, diciamo così. Allora, di sicuro